Valentini. Purtroppo oggi è il primo giorno che mi ritrovo qui a dover cucinare qualcosa senza la nostra cara zia Marietta. E il primo quindi saluto va alla zia Marietta. Ciao zia Marietta, speriamo che con le cure piano piano si riprenda, che riesca a mettere a posto tutte le sue cose e al più presto possiamo ricominciare a registrare insieme. E allora, bando alle ciance, veniamo al sodo. Che cosa ho pensato di fare oggi per voi? Siccome ci troviamo in autunno e voi sapete che il nostro canale diciamo è noto per il fatto che cuciniamo cibi di stagione, allora ho pensato, periodo di castagne, perché non proporre un dolce a base di castagne? E allora mi sono inventata questo, perché diciamo che questo non è che me lo sono inventato, è un dolce antico che faceva già la mia mamma quando ero bambina ed è un dolce buonissimo proprio. E poi perché alle castagne? Perché le castagne sappiamo che hanno tante proprietà nutritive importanti, sono un ottimo alimento, soprattutto per i bambini in fase di crescita. Quindi proporre le castagne sotto forma di un dolce goloso sicuramente lo renderà appetibile e anche i bambini riusciranno ad avere tutte le proprietà nutritive delle castagne. Allora, che cosa andremo a utilizzare? Prima di tutto dite, le castagne dove sono? Mi sono portata avanti con i tempi, sono qua che si stanno cucinando. Quindi c'è un chilo di castagne che lo metteremo a bollire. Un chilo che poi una volta che si sbucciano si ridurranno più o meno a 500-600 grammi. Comunque voi le pesate un chilo di castagne. Poi metteremo 150 g di zucchero, 2 cucchiai di cacao amaro e un bicchierino o un bicchierino e mezzo di rum, vediamo in base a quanto ne richiederà l'impasto. Quindi adesso aspettiamo circa un'oretta che le castagne si cuociano, poi le andrò a spellare e a passare col passaverdure. Oppure chi ha il bimby, tipo io ho il bimby, anziché mettermi col passaverdure a mano, lo metterò 6 secondi, velocità massima, le castagne verranno belle sbriciolate e poi ve le farò vedere. Quindi ci vediamo dopo. Allora, come potete notare, qui ci sono le castagne che abbiamo fatto sbriciolare, come vi ho detto io, nel bimby, alla velocità massima. Adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo a sciogliere lo zucchero nel pentolino insieme a 2-3 cucchiai d'acqua e lo giriamo con il cucchiaio finché inizia a prendere un pochettino di colore lo zucchero. Quindi andiamo a spostarci sul fornello. Ecco qua. Versiamo lo zucchero. Uno, due, 3 cucchiai abbondanti d'acqua, 3-4 cucchiai, vedete voi. Aspettiamo che si sciolga e quando prenderà un pochettino di colore andremo a immischiarlo a tutti gli altri ingredienti. A dopo. Ecco qua, pronto praticamente il caramello, come potete vedere. Allora ci versiamo velocemente il cacao, il rum e il caramello ancora caldo, che altrimenti poi se si indurisce non lo recuperiamo più. Che buon profumino che si alza, buonissimo. E mescoliamo rapidamente, praticamente si va tipo a cuocere il tutto, diciamo. Bene, allora ora ho staccato un pezzetto di carta da forno, l'ho bagnata, l'ho strizzata, un bel rettangolo e l'appoggiamo sul nostro piano da lavoro. Eccolo qua, io naturalmente l'ho pulito il piano da lavoro. Adesso cosa facciamo? Qui c'è la nostra pasta di castagne, come vedete. E se vi piace, mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Allora, per quanto riguarda lo zucchero, il caramello, dopo circa 10 minuti è pronto, come vedete che inizia a prendere colore, lo potete versare. Se invece vi piace sentire la croccantezza in bocca del caramello, come ad esempio a me, infatti l'ho fatto un pochettino più croccante, lo lasciate 2 minutini di più
che prende un pochettino più di colore, così quando lo unirete inizierà tipo a solidificare e quindi si mangeranno qua e là dei cristallini di caramello che sono piacevoli, però per chi non adora il caramello, diciamo che è anche una cosa un pochettino complessa, dopo circa 10 minuti, appena inizia a prendere colore, si toglie subito il caramello. Allora, adesso andremo a versare qui sulla carta da forno questa pasta di castagne e poi gli metteremo su questa qua. Dite che cos'è questa? È una crema pasticcera che è al cacao, che a me piace con tanto cacao, piace bella nera. E io l'ho preparata in precedenza con 500 ml di latte. Io uso il latte parzialmente scremato così non viene molto grasso. 100 g di zucchero, 40 g di cacao amaro e 50 g di farina e 3 tuorli d'uovo. Metto solo 3 perché altrimenti se si fa la classica crema pasticcera viene troppo grassa. Così invece viene più buona e più leggera. E non vi faccio vedere il procedimento perché la crema pasticcera si sa, è un procedimento semplice. Se poi avete difficoltà nel farla e desiderate che vi faccia vedere passo passo come l'ho fatto io, me lo scrivete nei commenti, così faremo magari un video più in là dove vi farò vedere la crema pasticcera al cacao. Bene, allora andiamo a versare la nostra pasta di castagne, ecco qua, qui sopra sul nostro rettangolo che andiamo a stendere. Io faccio una cosa per comodità, mi porto una ciotolina d'acqua, mi umidisco le mani e la stendo con le mani, che sono il migliore strumento che si può usare in cucina, come sappiamo tutti. Quando vediamo che si va incollando, ci inumidiamo un pochettino le mani e lo facciamo sottile, non più di mezzo centimetro. Cerchiamo di ricavarci un rettangolo. Bene, come potete vedere si è ricavato un rettangolo. Adesso andiamo a versare metà crema al cioccolato. Solo metà, perché l'altra metà ci servirà dopo per guarnire l'esterno del nostro tronchetto. Ma sì, pure due terzi, possiamo dire due terzi. La stendiamo lasciando un bordino libero dalla crema. Ok, adesso che è stesa andiamo ad arrotolarla come un normale rotolo. Lo stringiamo per benino e lo mettiamo a riposare in frigorifero per un'oretta e ci vediamo fra un'oretta. Bene, trascorsa un'ora, srotoliamo il nostro tronchetto e come vedete ho preparato un piatto da portata ovale. Se non avete il piatto da portata, il vassoio, vedete voi. E l'ho tutto riempito di foglie proprio di castagno, di albero di castagno. Adesso andremo a decorare il tronchetto in modo che sembri proprio un tronco di castagne. In che modo? Allora, vi ricordate che abbiamo lasciato un po' di crema? Ecco cosa andremo a fare adesso. L'andremo a cospargere per benino così su tutto il nostro tronchetto. Non dobbiamo essere troppo precisi nel fare questo perché sappiamo che i tronchi sono frastagliati, non è che sono lisci lisci perfetti. Cerchiamo di coprire tutti i bordi. Per benino. Naturalmente le foglie le ho pulite per bene, le ho passate con un panno umido e poi asciutto. Se avete anche voi la fortuna di abitare vicino ai boschi, lo potete fare anche voi, andare a raccogliere dei rami con
le foglie di castagno. Ok, adesso che abbiamo fatto questo andiamo a fare questo lavoro, vedete? Righiamo tutto il nostro tronchetto, come abbiamo detto prima non dobbiamo essere troppo precisi, con il dorso di una forchetta. Ecco qua, lo righiamo tutto per benino, proprio come fosse un vero tronco di albero di castagna. Credetemi che è un dolce da rifare, quei sapori antichi che siamo andati perdendoli con questa pasta di zucchero, cose, no, quei dolci antichi buoni. Poi per la guarnizione, per la decorazione, che facciamo? Allora io mi sono tenuta da parte qualche castagna, ce la metto su così, così e così. E magari possiamo metterci due foglioline di ostia, non so, così, ecco, che richiamano le foglie della castagna. Ho pensato di mettere qualche ciuffetto di panna, ma poi si perdeva, meglio così. Una cosa semplice, carina. Ed ecco a voi il nostro tronchetto di castagne. Speriamo che vi sia piaciuta questa mia prima ricetta e quindi niente, rifatela e fateci sapere nei commenti come vi è uscita, se vi è piaciuta e tutto. E niente, ci tengo a salutare in modo particolare la zia Marietta e mia mamma. La mia mamma, perché grazie a lei ho potuto fare questo dolce, perché lo faceva lei quando ero piccolina. Quindi ciao e ciao a tutti i nostri zamariettini, alla prossima puntata!